Bene, buonasera, siamo su CoSpaces, facciamo un primo incontro, prima registrazione in cui vediamo un uso elementare di scripting a blocchi, programmazione a blocchi. Ok, allora qui ho messo ho creato una stanza vuota e dentro ci ho messo al momento una macchina, l'ho presa praticamente dalla library. E mi sembra anche di averci messo un environment che è, se andiamo a vedere, è questo environment qua col verde attorno. Ok? Allora, a questo punto gli ho messo il codice qua, e il codice che gli ho messo gli ho detto che quando la macchina è cliccata, allora deve mostrare un quiz, un pannello quiz con la domanda come mi chiamo in cinese. E quindi abbiamo fatto una specie di piccolo quiz in cinese. Ok, gli presentiamo due risposte, Go e GC, che sono le due modi, uno giusto e uno sbagliato. Quindi Go è il cane e GC sarebbe invece la macchina, propriamente detta. E gli diciamo che la risposta giusta è la seconda. Questa è la versione gratuita di CoSpaces, quindi non c'è neanche bisogno di avere acquistato le licenze, quindi si possono fare senza problemi. E fate attenzione che praticamente la telecamera inquadri praticamente la macchina, in modo tale che quando si entra qui dove c'è la telecamera. Se si risponde correttamente, quindi la risposta 2, allora viene presentato un pannello con su scritto la macchina. E si presenta GC ancora e poi l'immagine car che abbiamo caricato precedentemente. Negli upload abbiamo caricato come immagini, vedete questa immagine di macchina che ho fatto tra parentesi con Stable Diffusion Magespace. Gli ho detto semplicemente macchina, immagine per libro per bambini, okay? Car, Children Book Image. Dopodiché l'ho caricata semplicemente trascinando l'immagine qua dentro e in più mi sono scaricato da un sito un buzzer, questo che dice quando la risposta è sbagliata. Ok, allora a questo punto cosa succede? Succede che se è giusta viene visualizzato questo pannello e in più la macchina viene mossa di 5 metri in avanti nella sua direzione naturale, quindi si sposta in un secondo. Se invece si risponde sbagliato, quindi ho messo il pannello sbagliato, viene suonato il buzzer di sbagliato. Ok, adesso magari nella registrazione non si sente, ma ai ragazzini sicuramente farà piacere sbagliare apposta per sentire questo suono. Quindi facendo il play, cosa succede? Che mi trovo la macchina di fronte, clicco e vedete che dice come mi chiamo in cinese, se dico Go, è sbagliato, e dopodiché. Adesso magari non lo sentite, ma si sente il bizz, tipo un suono strano. Se invece clicco qua e ci dico GC, viene verde e quando clicco praticamente mi compare il pannello con la macchina e quando lo chiudo praticamente la macchina si muove. E questo diciamo è il primo step. Allora, per sicurezza vi faccio vedere di nuovo. Non faccio vedere come ho caricato l'upload dei singoli pezzi, perché questo è abbastanza elementare, ma andiamo nella libreria e mettiamo praticamente sempre una macchina, quindi facciamo una specie di redo di questa cosa qua, quindi prendo la macchina, gli metto praticamente lo stesso codice, ma per poterlo fare bisogna praticamente cliccarla e dirgli codice, car1 si chiama questo, using block. Ok? E poi dobbiamo mettere una condizione nel codice, quindi qui dobbiamo mettere praticamente che quando la macchina 2 è cliccata, quindi facciamo l'evento e mettiamo quando, allora mettiamo anche qua questo evento qua, quando la car 2 in questo caso, car 1 scusate, quindi quando la car 1 è cliccata, gli dobbiamo mettere questo pannello. Il pannello lo trovate nelle azioni queste e vedete che c'è tra le tante cose c'è il show quiz panel e questo non vi sto a far vedere esattamente tutto ma basta fare copia e incolla qua dentro dei singoli pezzi quindi noi possiamo anche fare adesso
il copia e incolla di questo, CTRL C, e lo mettiamo qua, e così abbiamo anche il pezzo di questa macchina, la macchina 2. Se no, lo potete costruire, ad esempio, invece di metterlo si muove di 5 metri, lo mettiamo che si muove di 10 metri. Quindi a questo punto, facendo il play di questo signore, vedete che c'è un'altra macchina. Quindi questa è la, facciamo un'uscita, facciamo un play, ok. Qui è passato già direttamente il suono. Sì, in pratica accertatevi di avere il codice proprio dentro il when Karun is clicked, perché prima non lo era, quindi l'ho spostato dentro. Quindi se facciamo il play, a questo punto effettivamente vedete che non parte. Quindi se clicco mi viene di nuovo, come mi chiamo in cinese, CC, e facciamo questo, mi compare questo schema, car, faccio X. Ah, ok, si è mossa l'altra macchina, perché mi sono dimenticato nel copia e incolla che dobbiamo fare move car 1, per farlo andare avanti. Quindi se facciamo il play di questa, a questo punto ci muoviamo qui, facciamo GC e direi che a questo punto si muove quella macchina lì. Okay? Quindi come vedete è possibile con questo piccolo scriptino, così lo potete aggiungere a piacimento, fare una lezione in cui si insegna ai bambini linguisticamente come si chiamano gli oggetti. E cosette del genere. Questo è, credo, un ottimo esempio. Quindi vi ringrazio. Buona serata.